Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è lunedì 5 di luglio del 2021 e noi continueremo a leggere la parola del Signore. Noi stiamo leggendo il libro di Prima Samuele. In effetti, durante questa settimana concluderemo questo libro e incominceremo il libro di Secondo Samuele. Quindi non perdere l'occasione di vedere come si concluderà questo libro e la storia di Israele che continuerà soprattutto nel libro di Secondo Samuele. Quindi, come ho detto, leggeremo Prima Samuele e noi leggeremo il capitolo. Per essere preciso con te, leggeremo capitolo 21, 22 e 23, parola del nostro Signore. Davide andò da Nob, dal sacerdote Ahimelech. Ahimelech gli venne incontro turbato e gli disse, «Perché sei solo e non hai nessuno con te?» Davide rispose al sacerdote Ahimelech. Il re mi ha dato un incarico e mi ha detto, nessuno sappia nulla dell'affare per cui ti mando e dell'ordine che ti ho dato. E quanto alla mia gente, le ho detto di trovarsi in un dato luogo. Ora, che hai qui a portata di mano, dammi 5 pani o quelli che si può trovare. Il sacerdote rispose a Davide e disse, non ho sotto mano del pane comune, ma c'è del pane consacrato. I giovani si sono almeno astenuti da contatto con donne? Davide rispose al sacerdote, da quando sono partito 3 giorni fa, siamo rimasti senza donne, e quanto ai vasi della mia gente erano puri. E se anche la nostra missione è profana, essa sarà oggi santificata da quel che si porrà nei vasi. Allora il sacerdote gli diede del pane consacrato perché non c'era là altro pane tranne quello della presentazione che era stato tolto dalla presenza del Signore perché fosse sostituito con il pane caldo nel momento in cui veniva preso. Quel giorno uno dei servi di Saul si trovava là trattenuto in presenza del Signore, si chiamava Doeg, era edomita e capo dei pastori di Saul. Davide disse a Ahimelech, non hai qui disponibile una lancia o una spada, perché io non ho preso con me né la mia spada né le mie armi, tanto premeva l'incarico del re. Il sacerdote rispose, c'è la spada di Golia, il filisteo che tu uccidesti nella valle dei Teribinti è là avvolta in un panno dietro l'efod. Se la vuoi prendere, prendila perché qui non c'è un'altra al di fuori di questa. Davide disse, nessuna è pari a quella, dammela. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò a Achis, re di Gat. I servi del re dissero a Achis, non è questo Davide il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze? Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro. Tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori, guardate, è un pazzo. Perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Prima Samuele capitolo 22, Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adulam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che l'avevano debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui ed egli divenne il loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. Di là Davide andò a Mispa di Moab e disse al re di Moab, permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a quando io sappia quello che Dio farà di me.
Egli dunque li condusse davanti al re di Moab ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella sua fortezza. Il profeta Gad disse a Davide, non stare più in questa fortezza. Parti e va nel paese di Giuda. Davide allora partì e giunse nella foresta di Cheret. Saul seppe che Davide e gli uomini che erano con lui erano stati visti. Saul si trovava allora a Gibea, seduto sotto la tamerice che è sull'altura, aveva in mano la lancia e tutti i suoi servitori gli stavano intorno. Saul disse ai servitori che egli stavano intorno, ascoltate ora, beniamiti, il figlio di Isai darà forse a voi tutti i campi e vigne? Farà egli di tutti voi dei capi, dei migliaia e capi dei centinaia? Perché allora avete tutti congiurato contro di me? E non c'è nessuno che mi abbia informato dell'alleanza che mio figlio ha fatta con il figlio di Isai? Non c'è nessuno di voi che mi compianga e che mi informi che mio figlio ha sollevato contro di me il mio servo perché mi tenda insidie come fa oggi? E Doeg, l'idumeo, che si trovava tra i servitori di Saul, rispose e disse, Io ho visto il figlio di Isai giungere a Nob a Ahimelech, figlio di Aitub, il quale consultò il Signore per lui, gli diede vivere e gli diede la spada di Golia, il Filisteo. Allora il re mandò a chiamare il sacerdote Ahimelech, figlio di Aitub, e tutta la famiglia di suo padre, vale a dire i sacerdoti che erano a Nob. Tutti vennero dal re. Saul disse, ora ascolta, figlio di Aitub. Ed egli rispose, eccomi, mio signore. E Saul gli disse, perché tu e il figlio di Isai avete congiurato contro di me? Perché gli hai dato del pane e una spada e hai consultato Dio per lui affinché insorga contro di me e mi tenda insidie come fa oggi? Allora Ahimelech rispose al re e disse, chi mai fra tutti i tuoi servi è fedele come Davide, genero del re, pronto al tuo comando e onorato nella tua casa? Ho forse cominciato oggi a consultare Dio per lui? Lungi da me il pensiero di tradirti. Non attribuisca il re nulla di simile a suo servo o a tutta la famiglia di mio padre, perché il tuo servo non sa cosa alcuna, piccola o grande, di tutto questo. Il re disse, tu morirai senz'altro, Ahimelech, tu con tutta la tua famiglia di tuo padre. Il re disse alle guardie che gli stavano intorno, avanzate e uccidete i sacerdoti del Signore, perché anche loro sono d'accordo con Davide. Sapevano che egli era fuggito e non mi hanno informato. Ma i servitori del re non vollero mettere le mani addosso ai sacerdoti del Signore. Il re disse a Doeg, fatti avanti tu e uccidi i sacerdoti. Doeg, l'idumeo, si fece avanti e si avventò addosso ai sacerdoti e uccise in quel giorno 85 persone che portavano l'efod di lino. Saul passò a fil di spada anche Nob, la città dei sacerdoti. Uomini, donne, bambini, lattanti, bue, asine, pecore, passò tutte a fil di spada. Tuttavia, uno dei figli di Ahimelech, figlio di Aitub, di nome Abiatar, scampò e si rifugiò presso Davide. Abiatar riferì a Davide quel che Saul aveva ucciso i sacerdoti del Signore. Davide disse a Abiatar, io lo sapevo bene. Quel giorno che Doeg l'idumeo era là, quello che egli avrebbe senza dubbio avvertito Saul. Io sono la causa della morte di tutte le persone della famiglia di tuo padre. Resta con me, non temere. Chi cerca la mia vita, cerca la tua. Con me sarai al sicuro. 1 Samuele capitolo 23. Vennero a dire a Davide, ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le Aie. E Davide consultò il Signore dicendo, devo andare a sconfiggere questi Filistei? Il Signore rispose a Davide, va, sconfiggi i Filistei e salva Keila.
Ma la gente di Davide gli disse: tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà di noi se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei? Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore le rispose e gli disse: alzati, scendi a Keila perché io darò i Filistei nelle tue mani. Davide dunque andò con la sua gente a Keila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Keila. Quando Abiatar, figlio di Ahimelech, si rifugiò presso Davide a Keila, portò con sé l'efod. Saul fu informato che Davide era giunto a Keila. Saul disse: Dio lo dà nelle mie mani, poiché è venuto a rinchiudersi in una città che ha porte e sbarre. Saul dunque convocò tutto il popolo per andare alla guerra, per scendere a Keila e cingere d'assedio Davide e la sua gente. Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote Abiatar: porta qua l'efod. Poi disse: il Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. Gli abitanti di Keila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore, Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo. Il Signore rispose: scenderà. Davide chiese ancora: gli abitanti di Keila daranno a me e la mia gente nelle mani di Saul? Il Signore rispose: vi daranno nelle sue mani. Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso. E Saul, informato che Davide era fuggito da Keila, rinunziò alla sua spedizione. Davide rimase nel deserto in luoghi sicuri. Se ne stette nella regione montuosa nel deserto di Zif. Saul lo cercava continuamente, ma Dio non glielo diede nelle mani. Davide, sapendo che Saul si era mosso per togliergli la vita, restò nel deserto di Zif nella foresta. Allora Jonathan, figlio di Saul, si alzò e andò da Davide nella foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio. E gli disse: non temere, poiché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele, io sarò il secondo dopo di te. E lo sa bene anche Saul, mio padre. I due fecero alleanza in presenza del Signore, poi Davide rimase nella foresta e Jonathan andò a casa sua. Gli zifei salirono da Saul a Gibea e gli dissero: Davide è nascosto fra noi, nei luoghi sicuri della foresta, sul colle di Achila, che è a mezzogiorno del deserto. Scendi dunque, o re, poiché questo è ciò che tu desideri con tutto il cuore, e penseremo noi a darlo nelle mani del re. Saul disse: siate benedetti dal Signore, voi che avete pietà di me. Andatevi, prego, informatevi con più certezza per sapere e scoprire il luogo dove abitualmente si ferma e chi l'abbia visto là, poiché mi dicono che egli è molto astuto. Vedete di conoscere tutti i nascondigli dove egli si rifugia, poi tornate da me con notizie certe e io verrò con voi. Se egli è nel paese, io lo cercherò fra tutte le migliaia di Giuda. Quelli dunque partirono e se ne andarono a Zif, precedendo Saul, ma Davide e i suoi erano nel deserto di Maon, nella pianura a mezzogiorno nel deserto. Saul con la sua gente partì in cerca di lui, ma Davide, che ne fu informato, scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. Quando Saul lo seppe, andò in cerca di Davide nel deserto di Maon. Saul camminava da un lato del monte e Davide con la sua gente dall'altro lato. E come Davide affrettava la marcia per sfuggire a Saul, e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e suoi per impadronirsene, arrivò a Saul un messaggero che disse: affrettati a venire, perché i Filistei
hanno invaso il paese. Così Saul smise di inseguire Davide e andò ad affrontare i Filistei. Perciò quel luogo fu chiamato Sela Amalekot. Davide salì di là e abitò nelle fortezze di En-Gedi. Parola del Signore. Io sono grato a Dio perché ci dà questa parola che ci dimostra come Lui guida la storia. Ha guidato la storia di Israele, guida ancora la storia del mondo, guida la nostra vita. Ma naturalmente noi vogliamo lasciarlo guidare e far sì che la sua parola stia nel nostro cuore. Io ti invito a essere con me tutti i giorni a leggere la parola del Signore dal lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure dopo quando vuoi e dove vuoi. Ma vieni anche a pregare con me lunedì, mercoledì e venerdì in questo periodo estivo con Alba Nuova Potenza nella preghiera. Mandami le tue richieste di preghiera, noi pregheremo al Signore nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore stia con te. Dio ti benedica nel nome di Gesù.